Dottore Lembo, mentre parliamo si sentono dalla sua finestra i fischi e gli slogan degli operai delle fonderie Pisano che anche oggi protestano. Più volte sono venuti anche qui sotto Palazzo di Giustizia perché chiedono alla magistratura di avere delle risposte, soprattutto in merito alla possibilità di riaprire la fabbrica sotto magari tutela, con emissioni ridotte. Cosa può fare la Procura? La Procura in generale, la magistratura, può emettere soltanto i provvedimenti di sua competenza. Io credo che i fischi, le proteste debbano essere rivolte altrove, perché la magistratura non è la panacea di tutti i mali. I mali sono risalenti qui, le fonderie pisane sono qui presenti nel territorio del comune di Salerno da tempo, non voglio dire immemorabile, ma da tempo misurabile nell'ordine di diversi lustri. E dunque il problema che esisteva ed esiste tuttora, cioè delle emissioni provenienti da questa fabbrica, è un problema che va risolto a livello amministrativo anzitutto, e quindi politico-amministrativo. Quindi è come se non li ascoltasse, anche se sono profondamente consapevole della difficoltà che assumono, che stanno affrontando le Il famiglie. dubbio che si pongono tutti è se l'ARPAC dice che, o almeno questo dice Pisano, che i risultati dell'ARPAC sono positivi e quindi potrebbe in qualche modo non inquinare, perché il giudice rigetta l'istanza di farli riaprire. Cioè, ci aiuti a fare un attimo chiarezza su questa decisione, perché mi sembra che in questo momento questo un po' è al centro della questione. Guardi, il problema è molto semplice. Secondo il punto di vista della Procura può essere esatto, può essere sbagliato, ma per fortuna i provvedimenti giudiziari sono impugnabili e su questo punto non c'è stata alcuna impugnazione dei diretti interessati. Questo è bene sottolinearlo anche all'opinione pubblica. Ci sarà pure un motivo perché ciò, è accaduto. Ebbene, non basta soltanto fare delle emissioni corrette. Fino a ieri erano emissioni non corrette, nel senso che erano nocive ed erano non conformi ai limiti previsti dalla legge. Ma occorre anche che esistano delle valide autorizzazioni per l'esercizio delle imprese a queste determinate condizioni. Secondo il punto di vista della Procura, ripeto, sul punto non vi è stato a suo tempo alcuna impugnazione da parte dei diretti interessati, l'autorizzazione che era stata concessa per l'esercizio dell'impresa sulla scorta di determinati presupposti era, a parere del mio ufficio, peraltro parere condiviso dal giudice che ha messo un provvedimento conforme, non legittima, e quindi come tale è stata disapplicata questa autorizzazione. Come si può fare per gli atti amministrativi illegittimi che la magistratura ordinaria può disapplicare in base a una norma di una legge del 1800, una legge fatta molto bene nella seconda metà del 1800 e tuttora in vigore. Si dirà è dell'800, però le leggi Insomma, ci sta buone dicendo servono le autorizzazioni, sono. servono le autorizzazioni. Queste proteste non ci Non è toccano. la magistratura che le deve No, guardi, rilasciare, c'è la io regione sono che deve. striscione, vergognatevi, mi auguro che non fosse rivolta né al mio ufficio né alla magistratura giudicante. Se c'è qualcuno che si deve vergognare, certamente non è la magistratura, non voglio dire che altri si devono vergognare, ma forse la protesta deve essere indirizzata altrove, perché le fonderie pisane sono qui da decenni. Il problema delle emissioni nocive e presenti, per le quali tra l'altro è aperto un altro procedimento penale per verificare se queste emissioni abbiano potuto recare danno alla salute umana, addirittura alla vita delle persone, che è un bene fondamentale di rilievo costituzionale, direi anche maggiore di quello dello stesso diritto al lavoro, perché tutto l'ordinamento ruota intorno alla persona viva, non alla persona morta. È chiaro. A volte fa più male, ecco, l'umiliazione dello spirito che il maltrattamento fisico. Qui abbiamo l'una e l'altra cosa, purtroppo. E questo è triste quando queste condotte vengono
spiegate nei confronti di persone deboli dal punto di vista psichico ma anche fisico e subiscono quindi un'umiliazione della propria dignità. E quanto di peggio possa accadere per un uomo e per una donna. Cambiando argomento, procuratore, c'è in questo momento una protesta in atto che è quella dei lavoratori delle fonderie Pisano che più volte sono stati qui sotto Palazzo di Giustizia per diciamo ricordare che c'è il diritto alla salute ma che c'è anche il diritto al lavoro. Non c'è dubbio, sono due diritti costituzionali direi di pari rango, anzi forse un pochino di più, il diritto al lavoro che compare proprio nei primissimi articoli della Costituzione, ma anche il diritto alla salute, che significa anche il diritto alla vita, alla conservazione della propria vita. E dunque si tratta di bilanciare, una cosa molto difficile, questi due valori costituzionali. Guardi, io ho un'idea molto precisa su quelli che sono i compiti e anche i limiti dell'azione di una Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica non può fare tutto. Esiste la separazione dei poteri e noi non possiamo sostituirci all'attività amministrativa, che poi in qualche modo si riconduce all'esercizio dell'attività politica, alle scelte politiche che si fanno sul territorio da parte degli organi poi amministrativi deputati a perseguire queste scelte. Noi non possiamo interferire su tutto ciò. Ci sono delle valutazioni da fare alla luce dei principi costituzionali e noi abbiamo un obbligo fondamentale che è quello del rispetto della legge. Noi non abbiamo padroni, però il nostro padrone assoluto è la legge. I magistrati sono soggetti soltanto alla legge, ma alla legge soprattutto. E dunque noi dobbiamo far sì che le procedure amministrative che devono condurre al rilascio delle autorizzazioni, le verifiche che occorre effettuare per appunto accertare se una determinata attività si svolge in conformità della legge, siano per l'appunto conformi alla legge. Questo è il nostro compito, non abbiamo compiti sostitutivi dell'attività politica o amministrativa. Queste cose sono state perfettamente spiegate in ogni dettaglio, perché mi rendo conto che è giusto che l'opinione pubblica, ma soprattutto i diretti interessati sappiano, anche diciamo in qualche modo andando al di là che quelli sono i nostri doveri di magistrati, io mi sono preoccupato di incontrare le rappresentanze sindacali dei lavoratori a cui ho spiegato per filo e per segno, ripeto, in ogni dettaglio, l'abbiamo spiegato anche nei nostri provvedimenti che credo siano abbastanza esaurienti, sono provvedimenti che possono essere impugnati come tutti i provvedimenti giudiziari, qui è intervenuto anche un giudice, non dimentichiamo. In alcuni casi non sono stati impugnati proprio dai diretti interessati e questo è un dato di fatto che pure occorre sottolineare, evidentemente è stato ritenuto dai diretti interessati che non vi fossero i presupposti per l'impugnazione. Quindi ecco, io capisco la rabbia, lo sconcerto, anche il dolore delle famiglie che si trovano in questa situazione, ma non condivido, ecco, l'aggressione verbale ingiusta nei confronti di una magistratura che non ha fatto altro che il proprio dovere. Ci sono altri che dovranno fare anch'essi il proprio dovere nel rispetto di quelli che sono i doveri e i limiti dell'esercizio del loro potere costituzionale.